Essere muscolosi, alti e belli è il sogno di molti, anche se i tempi cambiano, questo traguardo è ambito dai maschi e dalle femmine del pianeta, come il Santo Graal. Alcuni però vogliono le cose veloci, vogliono fare in fretta e riuscire ad ottenere i muscoli tanto desiderati anche ricorrendo a metodi drastici. Ma benvenuti sul mio canale, oggi qui il vostro top tenner di quartiere con una nuova incredibile classifica piena di cose assurde, esseri umani con muscoli falsi. Non penserete che tutti in palestra siano grossi grazie solo agli sforzi. Ci sono ovviamente quelli che si impegnano e basta e mangiano sano, ma quelli invece che in poco tempo diventano dei mostri d'anime, davvero ci riescono solo con l'allenamento. Se volete saperne di più vi consiglio di seduraiarvi e partiamo! Romario dos Santos Alves. Tanti nel mondo vengono chiamati Hulk per la loro stazza e la forza che in teoria hanno, ma in pochi conoscono le storie di questi Hulk reali. Parliamo per esempio di Romario dos Santos, ha una trentina di anni eppure dallo sguardo sembra ormai un uomo vissuto. Vi dico subito che è difficile focalizzarsi sui suoi occhi. Tutti quando lo vedono girare non possono non notare invece le spalle disumane. Cioè, sembra abbia subito una mezza mutazione. Prima di diventare l'Hulk brasiliano era tipo così, lavorava come guardia del corpo. E il suo sogno è sempre stato quello di diventare un bodybuilder professionista. Così un giorno alcuni suoi amici in palestra gli avevano suggerito di usare il Sintol, una sostanza per aumentare la massa muscolare. All'inizio i risultati erano incredibili e così è stato ossessionato per 2 anni da questa cosa. Ogni tot se ne iniettava un po' raggiungendo questo fisico da mezzo mutante. Però ad un certo punto era arrivato a una situazione critica, completamente dipendente dal Sintol. Ogni mese spendeva tutti i suoi soldi e la sua fidanzata preoccupata gli ha detto di smetterla perché era incinta e doveva scegliere. Romario accettò, ma la riabilitazione era tosta, addirittura le sue braccia dovevano essere amputate perché non riusciva nemmeno a usarle. Ma i dottori fortunatamente hanno trovato una buona alternativa, togliendo solo il Sintol che si trovava all'interno. Oggi non è tornato alla normalità, ma sembra non avrà più problemi con le droghe e ce la mette tutta per diventare un bodybuilder senza usare trucchi. Ha capito che non conta niente prendere scorciatoie. Sajjad Gharibi. Dall'Hulk brasiliano passiamo all'Hulk iraniano, stesso Hulk e stessi muscoli fake. Questo ragazzone è così forte che può sollevare 2 cuccioli di elefante volendo. Secondo un rumor dovrebbe affrontare Romario in un incontro di MMA. Entrambi non sono professionisti della lotta, quindi chissà come finirà. Ancora non si sa nulla e ad oggi si sono viste solo delle piccole provocazioni. Il nostro Sajjad mangia 11 pasti diversi al giorno. E nei casi peggiori, quando non ha tempo, soltanto 7. I suoi muscoli non sono del tutto reali, anche lui ha utilizzato i Sintol ma in dosi meno esagerate e ha smesso da moltissimo tempo. Per mantenere però la massa che ha acquisito è costretto ad allenarsi frequentemente e, come avrete capito, a mangiare come Goku. Valdir Segato. Molto tempo fa aveva i bicipiti più grandi del mondo il nostro Valdir di quartiere. È un bodybuilder di San Paolo in Brasile. Wow, sempre in Brasile vogliono pomparsi. Il suo sogno è stato quello di diventare come Arnold. Per farlo anche lui ha voluto utilizzare delle scorciatoie, ma partiamo un attimino dall'inizio per capire meglio la sua situazione. Quando era giovane era uno stecchino, magrissimo, così tanto da essere spesso preso in giro e bullizzato. Aveva assunto molte droghe con gli anni che lo avevano fatto cadere in depressione. Un giorno un suo amico lo aveva introdotto alla sua palestra. Da lì tutto era cambiato. Gonfiarsi era diventata la sua ossessione, così tanto da iniziare a iniettarsi ogni genere di cosa, oltre al Sintol di prima, anche alcune sostanze che avevano l'85% di olio di sesamo e 7,5% di alcol. Al contrario però dei nostri amiconi di prima, non ha smesso. Continua a usare sostanze, anche se i medici gli hanno detto che rischia l'amputazione delle braccia, lui non cede. Mangia tantissimo e si allena 2 ore al giorno. Non so di preciso cosa stia facendo ad oggi, ma non penso finirà bene se non decide di smettere. Anche perché già ora i suoi muscoli hanno molti problemi. Greg Valentino. Questo omone nato negli anni 70 a New York è stato oggetto di discussione per vari motivi. Addirittura è considerato uno dei più odiati bodybuilder della storia. Ha iniziato la sua carriera in tenera età.
Beh, no, non come un neonato, bensì a 14 anni. È diventato famoso grazie a YouTube più che altro, dove ha fatto infuriare tante persone. Ma davvero tante. Non solo utilizza il Sintol, ma è anche a favore di questa cosa e di tutti gli altri steroidi in generale, definendo gli altri bodybuilder americani dei bugiardi e degli ipocriti. Il problema è che lui dice una cosa, ma il suo corpo ne dice un'altra. Non è per niente proporzionato. Sembra uscito da Resident Evil, deforme e con seri problemi interni. Ad oggi ha 59 anni e ha smesso un po' di assumere queste sostanze. Ha capito anche lui che tutti i giorni non è una cosa saggia e anche per un altro piccolo dettaglio. Lì si sono esplosi i bicipiti. Esatto, non è così piccolo questo dettaglio dopo tutto. Ora ha una parte del corpo paralizzata e deve sempre mangiare medicine per sopravvivere. Ma alcune sue parole sono rimaste in testa. Tanti pensano abbia ragione a definire ipocriti gli altri bodybuilder. A volte ci sono sempre quei palestrati che tirano fuori la frase «Io non prendo niente», mentre in garage hanno un laboratorio alla Breaking Bad tra un po'. Voi che ne pensate di questo? Kirill Tereshin. A una prima occhiata avevo letto Krillin Tenzin. Vabbè, lasciate perdere i miei ritardi. Questa volta abbiamo un caso di muscoli fake davvero tragico. Voleva essere chiamato Hulk russo, ma ha dimenticato l'allenamento e l'impegno. A soli 21 anni si è iniettato nelle braccia una miscela fatta in casa, di olio d'oliva, alcol benzilico e lidocaina, in modo che i suoi bicipiti crescessero in modo sproporzionato. Non capisco perché vogliono tutti i bicipiti enormi. La cosa più terribile è che in questo caso sono stati messi 6 litri in circolazione. Questa quantità lo ha costretto a un'operazione di drenaggio, che non funzionò al 100%. Le sue braccia sono ancora gonfie e addirittura su Instagram ha scritto che il dolore è così forte che vorrebbe morire. Ogni giorno prende 3 volte le medicine e mette ghiaccio per un'ora o più. È stanco della situazione ma può solo sopportare e continuare a medicarsi. Mustafa Ismail. Un bodybuilder professionista che ha i muscoli del braccio talmente sviluppati da essere come il girovita di un adulto. Il giovane si allena per 2 ore ogni giorno e riesce a sollevare più di 200 kg in panca. Mangia di tutto e di più e vuole mantenere il suo mostruoso fisico così per lungo tempo. Ma c'è sempre il piccolo ma. Su di lui e il Guinness World Record c'è stato un caso molto parlato anni fa. Era entrato nel famoso libro dei record grazie alle sue braccia. E gli era stato fatto un prelievo di sangue per verificare che i suoi muscoli fossero reali. Beh, sentite un po', a quanto pare per il Guinness a quei tempi erano completamente originali. Cioè, capite, un ente del genere non aveva capito che il nostro amicone si iniettava i Sintol. In realtà è un argomento molto discusso ancora oggi. Mustafa stesso ha detto di non aver mai preso niente e che i suoi bicipiti sono conseguenza di buon allenamento e una buona alimentazione. Tantissimi non concordano per niente. Basta vedere alcune foto per porsi delle domande. L'innaturale forma del suo bicipite sembra uscito da un cartone animato. Gracienne Barbosa. Anche questa modella bodybuilder è finita sotto ai riflettori e ritenuta falsa da molti, creando un piccolo scandalo. Non sto qua a raccontarvi quando è nata, dove e cosa mangia a colazione. È diventata famosa su Instagram molti anni fa postando come tante altre delle foto del suo allenamento e mini video. L'unico problema è che il suo fisico non rispecchiava per niente i pesi assurdi che riusciva a tirare su. Pensate che in squat superava i 200 kg. Da lì tantissimi bodybuilder nei forum hanno ripetuto spesso fossero pesi falsi i suoi. Le prove più evidenti erano il fatto che non usasse cinture per tenersi su quei 200 kg in squat e addirittura riusciva a fare 10 ripetizioni senza problemi. Anche i più grossi e di genere maschile rischiano di svenire alla quinta ripetizione, mentre lei riusciva a farne 10 senza nemmeno respirare tra un po'. Molti hanno detto che era solo una modella e non una culturista, quindi tutte le cose che posta sui social sono semplicemente trovate pubblicitarie per attirare. In effetti ad oggi ha superato gli 8 milioni di follower e tanti la conoscono specialmente per il Carnevale di Rio. Pensano abbia preso quindi molte sostanze diverse per apparire come è oggi. Voi che dite? Arlindo De Sousa. Quando si dice non farsi ingannare dall'apparenza? Per quanto possa sembrare grosso e forte, beh, non lo è per niente. Magari è grosso, ma di forza ne ha meno di tante persone. È di origini brasiliane, e te pareva. Si è iniettato anche lui un cocktail personale fatto in casa con olio e alcol. Il problema è che lo ha fatto a un'età molto avanzata, 40 o più. E questo gli ha permesso di gonfiarsi, ma non di avere la forza tanto ricercata. Anzi, potreste batterlo anche voi senza problemi. Questo perché arrivati ad un'età bisogna per forza allenarsi come si deve, per diventare più forti. Da giovani è facile, ma da adulti lo sforzo a volte deve raddoppiare.
Le scorciatoie non servono a nulla. Si è iniettato 3 volte alla settimana per 2 mesi il composto di oli minerali, piccole quantità di alcol e anestetico. Ad oggi, oltre a sembrare deformato, ha gravi problemi ai tessuti dei muscoli e fa fatica a muovere le spalle. Edward Gaur. Oltre ai muscoli, un'altra cosa che può esplodere è il cuore se non si sta attenti all'utilizzo di certe sostanze. Edward, di origini britanniche, era un bodybuilder molto affermato. Da quando aveva 15 anni il suo sogno era di diventare il più forte e muscoloso di tutti. Per questo, da quell'età minore, ha cominciato a prendere sostanze dopanti e iniettarsi di tutto. Per ben 20 anni ha continuato in questo modo, finché ad un certo punto, mentre stava cucinando la cena, non è svenuto, con una fitta al cuore disumana. I medici lo hanno salvato in tempo con un'operazione d'urgenza, spiegandogli che gli era esplosa l'aorta, la più grande e importante arteria del corpo umano. È salvo per miracolo, ma non era finita. Dopo l'operazione era finito in coma per 6 settimane e aveva subito un danno così grave al cervello da dover rimparare a camminare. Con questo concludiamo. Che dire, l'impegno è sempre meglio delle droghe, o no? Ricordatevi di lasciare mi piace, iscrivervi e attivare la campanellina delle notifiche. Noi ci sentiamo alla prossima, gente. Stesso posto, stessa voce, orario diversissimo.